Oggi, amici miei, vi voglio parlare dell'acquisto en primeur. Cos'è? Come funziona? Quali sono i vantaggi? Si tratta di un argomento molto rilevante per coloro che vogliono fare investimenti in vini pregiati, ma altrettanto importante per coloro che sono dei grandi appassionati degustatori che vogliono accaparrarsi e assicurarsi i grandi vini del mondo, magari riuscendo a pagarli un po' meno. Ma come funziona praticamente e dove si è sviluppato questo sistema di acquisto? Beh, si tratta di un sistema di acquisto particolare che nasce da Bordeaux e poi pian piano si è sviluppato in molte altre zone del mondo. La Borgogna, e ci sono casi anche di acquisto en primeur fatti naturalmente su vini italiani, principalmente magari Baroli o Brunelli di Montalcino. Ma come funziona da un punto di vista puramente pratico e quali sono i vantaggi per chi acquista en primeur? Quando i vini sono ancora nelle vasche, nelle botti, in quel momento lì a Bordeaux vengono fatti gli assaggi. Questi assaggi li fanno i grandi critici internazionali. I critici internazionali danno i primi punteggi, che normalmente sono un range di punteggio, cioè non un punteggio fisso, ad esempio 98 centesimi, ma da 96 a 98, da 98 a 100 centesimi. In base a questi punteggi vengono rilasciati i prezzi dei vini en primeur. Chi compra ha il vantaggio naturalmente di potersi accaparare questi grandi vini dei grandi chateau in maniera preventiva e normalmente fare anche un vantaggio economico, perché i prezzi di uscita en primeur dei vini di Bordeaux sono più bassi poi dopo di quelli che saranno rilasciati nel momento in cui i vini vengono messi decisamente in bottiglia e vanno appunto poi sul mercato. Adesso, facendo l'esempio dell'ultima annata, c'è l'en primeur in corso dei vini di Bordeaux 2020, i quali saranno rilasciati nella seconda metà del 2023. Quindi è un po' come se si facesse una scommessa: io compro adesso questi vini che sono ancora nelle botti nel 2020, li pago tot e poi nel 2023 scommetto che quando usciranno sul mercato, il mercato stesso gli darà un punteggio migliore. In questo modo io potrò avere un vantaggio economico se deciderò di rivenderli, o se deciderò di berli li potrò bere a un prezzo inferiore al prezzo di mercato. La qualità della vendemmia è importantissima e gli assaggi sono fatti appunto per cercare di capire se siamo di fronte a una grande annata oppure a un'annata normale o un'annata mediocre, e anche i prezzi di uscita dagli chateau ci danno indicazioni in questo senso. L'annata 2020 a Bordeaux è un'annata molto complicata, perché è un'annata dove c'è una produzione molto più bassa rispetto alle annate precedenti. La qualità è diversificata a seconda delle varie zone di provenienza degli chateau, quindi bisogna saper scegliere. Di certo alcuni chateau faranno dei vini incredibili, molto molto buoni, altri faranno vini inferiori, ma quello che contraddistingue l'elevato prezzo già sul mercato degli en primeur 2020 è il fatto che c'è molta meno quantità a disposizione. Anche noi di Grandi Bottiglie quest'anno abbiamo deciso di fare qualcosa sull'en primeur 2020, per cui in questo weekend riceverete una mail per vedere se siete interessati e avrete voglia di entrare sul mercato con un prezzo inferiore rispetto poi al prezzo di uscita del 2023.